Ciao a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi ci troviamo a parlare del film evento, credo di tutto il 2024, credo, perché ci troviamo a parlare del film che è uscito poco fa, Deadpool e Wolverine. Eccoli qua, questi sono dei piccoli gadget che davano al The Space. Io sono andato all'anteprima al The Space, dove davano come gadget, come cosa così in anteprima, ovviamente questi è nel menu, davano il menu con loro due, e poi c'erano altre due versioni di Deadpool. A me piaceva più questa con la scritta buy me, comprami, e all'anteprima al The Space dava, perché come stanno a cadere tutti, davano anche i ciondoli portachiavi di fammi vedere dove, così, ecco, aspetta, vediamo se, eccolo qua, il ciondolo portachiavi di Deadpool e Wolverine. Ne davano mezzo a testa, una persona, una all'altra. Se andava una persona da solo a vedere il film, sapeva pure, si piava solo metà. E quindi io sono andato con la buon Mickey, sono andato e quindi ci hanno dato le due metà di Deadpool e Wolverine. Sinceramente me le aspettavo un po' diverse, magari proprio fatte di acciaio, come ho visto alcuni post. E vabbè, accontentiamoci, è pur sempre un gadget, ma ovviamente per concludere la giornata così al The Space c'erano delle interviste, dove tu facevi delle interviste, se rispondevi giusto avevi un biglietto per un prossimo film gratis, un biglietto omaggio gratis. Io ho partecipato un po' di domande e ci ho azzeccato, stranamente ci ho azzeccato per così dire, e ho vinto il biglietto gratis. Ok, dietro ci sta la cosa del biglietto gratis, questo è il biglietto omaggio The Space, ok, e questa è una chicca in più che dava il The Space. Invece ho visto che a Luci Cinema davano bei gadget. Le davano il poster di Deadpool e Wolverine, e poi che altro davano? Non davano però il ciondolo, però ragazzi, il menu, se prendevi popcorn e Coca-Cola, c'era la testa di Wolverine dove poter mettere i popcorn e la testa di Deadpool dove riempire con la Coca-Cola. Quindi credo che i prossimi giorni ci andrò, sperando che ancora ci siano disponibili questi gadget. Non credo, perché ho visto un botto di gente che se li era presi, ovviamente, ma io spero che mi dice culo. Ma iniziamo subito a parlare del film di Deadpool e Wolverine, dopo che come al solito già vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutto il corso che dovete fare sempre, dai, iniziamo a parlare del film di Deadpool e Wolverine. Cercherò di non fare spoiler, perché io sono un grandissimo spoileratore, se avete visto altri video miei di film, serie TV, così, sono un grandissimo spoileratore, e bastardata, eccolo uno spoiler, è lui o non è lui? Può sembrare lui, ma non è lui. Mezzo spoiler bastardata, può sembrare lui, ma non è lui. È lui o non è lui? Certo che lui, in questo caso, non è lui, ma c'è lui, ma non è lui. Ok, questo piccolo spoiler, perché raga, secondo me questo film è veramente una roba esagerata. Cioè io metto quasi a pari passo, a paro piano, Endgame e Spider-Man No Way Home. Cioè stanno proprio, Endgame secondo me sta un gradino sopra e Spider-Man No Way Home sta proprio un pelo sotto. Raga, secondo me questo Deadpool e Wolverine,
sia per i cameo, perché ci sono una valanga di cameo che tu dici ma che cazzo sto guardando, e sia per tutta la storia, la trama, la storia, le citazioni. Vado raga, veramente roba, tanta roba. Secondo me o sta a paro di Endgame o secondo me lo supera anche come figaggine di film. Raga, sono molto indeciso se o lo supera o sta lì, però raga, cioè è qualcosa che da vedere assolutamente. E che ragazzi non potete perdervi. Allora, da questo momento io l'unica cosa che spoiler non è proprio spoiler, metterò i due trailer che sono usciti del film, o comunque immagini del film, trailer che sono usciti, in ordine cronologico, da quello che si vede prima a quello che si vede dopo. Quindi raga, cercherò di non fare spoiler, però ragazzi è veramente una cosa esagerata. Andatelo a vedere se l'avete visto, spoilerate e commentate qua sotto nei commenti, ok ragazzi? Quindi io già uno spoiler qua l'ho già dato ragazzi, vi parlo giusto in sintesi il succo del film. Cos'è? Il mondo di Deadpool sta andando a scatafascio, deve essere distrutto, il mondo di Deadpool deve essere distrutto dalla TVA, perché vabbè lo abbiamo già visto nel video, deve essere distrutto dalla TVA e lui recluta Wolverine per aiutarlo a salvare questo mondo da chi lo vuole distruggere. Quindi devi distruggere chi vuole distruggere tutto il suo universo. Ovviamente non sarà facile convincere Wolverine, ma ce la faranno, perché la storia è tutta complicata così. E voglio fare spoiler, non faccio spoiler. E diciamo riusciranno. Piccolo spoiler, ci sarà un esercito di Deadpool, raga, questo dovevo dirsi, l'esercito di Deadpool ci sarà, anche perché vediamo in un trailer che c'è anche Lady Deadpool. Non fatevi tanto l'occhio, perché tanto la si vedrà per pochi minuti, ok? Però ci sarà un esercito di Deadpool, e dove loro combatteranno contro, cioè loro due combattono contro un esercito di Deadpool, e questo è quanto. Il nuovo cane che ci sarà, che avete già visto, è diventato famosissimo sto cane con la lingua di fuori, non è un effetto visivo fatto dalla CGI, è un vero cane che è fatto veramente così. E proprio Ryan Reynolds ha voluto, quando l'ha visto, non ricordo la situazione in cui l'aveva visto, mi sa che era tipo il cane di una truccatrice o di una costumista, quando l'aveva visto ha detto deve venire anche lui nel film, quindi l'hanno messo in mezzo, credo sia andata così, credo. E quindi è fantastico, perché c'è tutta la statutina di Deadpool, il nuovo cane di Deadpool. E quindi dicevo, dovranno distruggere quello, la persona che vuole distruggere l'universo di Deadpool, ok? Perché loro due sono di due universi differenti. Ho detto un altro spoiler, loro sono di due universi differenti, che però alla fine restano insieme. E quindi riusciranno a distruggere questa persona che vuole distruggere l'universo di Deadpool. Ovviamente il film è Deadpool e Wolverine, ovviamente riusciranno, certo che sì, ovvio che riusciranno, ma ci sarà da ci rimetteranno quasi la pelle, ci rimetteranno veramente la pelle, probabilmente non sopravvivranno, questo non ve lo dico se sopravvivono oppure no, perché ragazzi vi lascio l'emozione a voi. Quindi riusciranno a sopravvivere, perché per distruggere questo nemico che vuole distruggere l'universo di Deadpool dovranno fare una scelta: vivere o morire. Che succederà? Vivranno o moriranno? Devo dire che io non ve lo dico.
Non ve lo dico se vivranno o moriranno. Se non l'avete visto il video, scrivetelo qua sotto nei commenti se vivranno o moriranno secondo voi. Ok, a fine film rimarranno insieme anche se vengono da due universi paralleli. Gli converrà più a lui a stare insieme a Deadpool, ma anche a lui converrà che stiano insieme nello stesso universo. E cos'altro posso dire, raga? Andatevelo a vedere e soprattutto, raga, piate i gadget, prendete il più gadget possibile. Io credo che prossimi giorni andrò a Luci Cinema o me lo vedo di nuovo, perché credo rientri nei film che mi potrei vedere anche due o tre volte. Sapete quei film che uno dice: oh, io quel film me lo vedrei in continuazione a memoria. Credo che questo film possa rientrare in questa categoria di film, quindi andatevela a vedere. Non so se questi li diano ancora. Ho visto che in alcuni cinema sono fatti proprio di acciaio. Questo è simile acciaio e non so che materiale, credo sia plastica ricoperta di alluminio, non so che materiale possa essere. E vedete così, però in alcuni cinema li ho visti proprio in acciaio, proprio così. E io credo che o me li compro da Amazon o da AliExpress, non so, perché su AliExpress li ho visti, sono proprio in acciaio fighissimo. E quindi il film, ragazzi, il film è assolutamente da vedere. Ok, ragazzi, quindi non so se ho finito di mettervi i trailer dei film messi in ordine cronologico. E andatevelo a vedere, perché ho detto e ci sarà molto 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 molta ficcaggine, e soprattutto ci saranno una valanga di cameo, raga. I cameo che ci sono in questo film, tu dici: vado do cazzo, gli è venuto in mente, ma che cazzo sto guardando, raga? Vi faccio solo due spoiler di cameo, uno che lo vedrete più spesso e l'altro che lo vedete proprio una puntina, però ci saranno questi due cameo. Non vi dico però chi vedrete più spesso. Ci sarà Henry Cavill nella parte di Wolverine, e ve lo ricordate Blade, raga? Blade, vecchissimo film, Blade, però proprio lui, è proprio l'attore, è proprio in quel ruolo, Blade. Ci saranno loro due nei film, però li vedete separatamente, uno lo vedete parecchio e l'altro lo vedete giusto una puntina, lo vedete. Chissà chi sarà, non ve lo dico, ho già fatto un botto di spoiler, non volevo fare spoiler, quindi andatevela a vedere questo film, perché raga è qualcosa di memo, è qualcosa che dite madonna. E soprattutto, ragazzi, e soprattutto novità assoluta, ragazzi, sono entrati nel Marvel Cinematic Universe. Ok, credo che questa cosa già si sapeva, ma questa volta è pop ufficiale. Nell'MCU sono entrati loro, quindi se è entrato Wolverine nell'MCU, credo siano entrati tutti gli X-Men, credo, a sto punto. E però, raga, è ufficiale, sono nell'MCU loro due. Mamma mia, tanta roba. Non so, vi voglio fare un altro spoiler, ma non ve lo faccio, andatevelo a vedere. Ragazzi, se l'avete visto, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo me, voto per questo film, te posso dire, raga, secondo me voto per questo film da 1 a 100, questa volta voto da 1 a 100 questo film, e posso dire 99, anzi 98, ma solo perché potevano investire un po' di più sui cameo di alcuni attori, potevano investire di più e poterceli far vedere e godere di più, ma credo che comunque il bello sia anche questo. Vabbè, ragazzi, quindi 98, calcolate che secondo me Endgame stava già a 97, 98, forse anche 99, quindi stiamo proprio là pelo uno dei film
da vedere, rivedere, rivedere, rivedere a memoria. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo siete andati a vedere e se lo andrete a vedere, il film di Deadpool e Wolverine. Noi ci vediamo ragazzi al prossimo video. Sciocari! Ah ragazzi, stavo montando il video, mi sono scordato di dirvi una cosa importantissima. Ci sono due scene finali ai titoli di coda, quindi non vi alzate da quelle cazzo di poltrone, restate fino a che la luce non si sia accesa, mi raccomando, restate fino alla completa accensione delle luci in sala, perché ci sono due scene finali. Mi raccomando, restate seduti.